Faccio parte dello stesso gruppo della professoressa Terioli, quindi ci occupiamo tutti quanti di aspetti tecnologici in modo differente però, perché ovviamente c'è una grossa variabilità. Avete visto anche la pletora di diverse possibilità che ci sono, no? Nel poter applicare la tecnologia anche ad aspetti differenti che vanno dal campo biomedico al settore più commerciale, come quello cosmetico, ad esempio, no? Ora, quindi, le modalità con le quali si può trasformare una molecola attiva in un farmaco sono tanti. Non solo, la parte attiva, quindi quelli che sono l'elemento terapeutico, non sempre può essere una molecola. A volte, o meglio, può essere sì una molecola, ma legata magari anche a degli organismi viventi. Non a caso io mi occupo anche di progetti che riguardano l'uso di cellule della terapia cellulare, e quindi aspetti legati alla biomedicina, integrati ovviamente alla tecnologia farmaceutica. Queste sono un po' di collaborazioni interne e esterne che ho personalmente, quindi dallo zooprofilattico, quindi perché ovviamente rispetto allo zooprofilattico noi abbiamo un'interazione legata proprio allo studio delle infezioni. Il mio settore principale di interesse è proprio le infezioni, il trattamento delle infezioni, soprattutto polmonari, che è un topic estremamente importante adesso, soprattutto con l'insorgere delle resistenze per una cattiva gestione delle terapie, per tanti motivi differenti. Comunque è uno dei topic dell'Horizon 2020 europeo, quindi comunque sia è un argomento che diverrà sempre più importante vista il fallimentare sviluppo di terapie antibiotiche. Quindi io ho ovviamente interazioni nazionali che internazionali. Collaboro direttamente con l'Università di Atene, oltre che alcuni dipartimenti, qui ho messo solo alcune delle collaborazioni che ho, con il Dipartimento di Medicina Sperimentale, soprattutto della nostra università, in quanto nelle applicazioni biomediche c'è necessità di una multidisciplinarietà. Non a caso la tecnologia farmaceutica è proprio una disciplina intrinsecamente multidisciplinare. Quindi quello che a voi è richiesto è di acquisire una forma mentis che vi permette di affrontare il problema che voi avete di fronte, andando a considerare aspetti diversi, che possono andare dall'aspetto chimico all'aspetto biologico. Perché nello sviluppo di un medicinale o di un sistema terapeutico, voi avete esigenza di avere conoscenze, in tutti gli aspetti che sono legati al funzionamento. Quindi dall'aspetto più sintetico all'aspetto applicativo, che è quello biologico. Ok? Ora, questi sono un po' i progetti di ricerca principali nei quali potete inserirvi. Quindi io ho tre settori principali, che sono quello biomedico, più strettamente farmaceutico e biofarmaceutico. In questo ambito mi occupo soprattutto, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale, nell'utilizzare cellule come sistemi terapeutici, perché le cellule sono degli organismi che voi dovreste conoscere, che hanno la capacità di poter esprimere tutta una serie di competenze. E quindi queste competenze possono essere sfruttate da diversi punti di vista, tra i quali quello terapeutico. Ovviamente sono applicazioni diverse, e poi ovviamente l'altro settore, quello settore farmaceutico, in cui il mio interesse principale, come vi spiegavo, è quello del trattamento delle infezioni principalmente polmonari. Non a caso la nostra area di expertise è proprio quella della somministrazione polmonare di farmaci e somministrazione soprattutto di molecole modificate, quindi molecole che vengono modificate in funzione della necessità terapeutica. Quindi
si cerca soprattutto quella che è non una modifica chimica della molecola, una modifica fisica. Il motivo, lo scoprirete magari con i vostri studi del quarto e del quinto anno, è legato proprio a un motivo commerciale, perché una molecola che viene modificata chimicamente è una nuova entità farmaceutica. La nuova entità farmaceutica richiede tempi di sviluppo estremamente lunghi. Per sviluppare un nuovo farmaco ci vogliono circa 12-15 anni. Okay? Se partiamo invece da una molecola di un farmaco modificato fisicamente, parliamo di repurposing, quindi parliamo di un'altra tipologia di approccio in cui la vostra molecola rimane una molecola, un farmaco, quel farmaco che è già conosciuto, che è già caratterizzato e è già in commercio. Quindi voi non modificate chimicamente la molecola e quindi quella nuova forma non rappresenta una nuova entità farmaceutica, ma rappresenta una diversa forma del vostro farmaco. E questo richiede tempi di sviluppo estremamente più brevi. Non a caso il drug repurposing, per chi vuole andare a vedere cosa si tratta, è proprio un settore che è in forte sviluppo anche dal punto di vista delle applicazioni biotech, dal punto di vista delle applicazioni farmaceutiche. Esistono adesso delle industrie che creano dei networks appunto per implementare questa attività, perché dal punto di vista commerciale è un guadagno, rappresenta un guadagno estremamente elevato. E in questo ambito nel mio caso si lavora sia su aspetti farmaceutici, quindi su farmaci, sia su materiali che possono essere modificati per essere funzionalizzati e diventare funzionali quindi alla veicolazione di molecole che abbiano un interesse terapeutico. Poi nel settore biofarmaceutico qui si lavora invece su molecole biotecnologiche, enzimi, proteine che devono trovare una via per essere veicolate. Voi sapete bene che le proteine, le molecole, quanto tali, quanto biomolecole, sono molecole che sono instabili dal punto di vista fisiologico, sono facilmente riconoscibili e inattivabili. Quindi hanno esigenze di essere in qualche modo aiutate nel loro processo di distribuzione all'interno dell'organismo, soprattutto per raggiungere il target terapeutico. Anche in questo caso ci sono due linee che riguardano da un lato l'utilizzo di biomolecole, proteine soprattutto, e dall'altro l'uso di postbiotici, che sono una nuova, diciamo, un nuovo ambito dal punto di vista terapeutico, perché i postbiotici, per chi voi non lo sa, sono delle molecole che sono endogene a livello dell'organismo umano e sono prodotte dal microbioma. Il microbioma è quel sistema di microrganismi, come la flora batterica intestinale, ad esempio, no? Che popola nel nostro organismo in modo simbiotico. E il microbioma è stato, alterazioni nel microbioma sono state correlate allo sviluppo di numerosissime patologie, la cui eziologia è tutt'oggi sconosciuta, tra i quali diabete, tra i quali patologie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, Huntington disease e così via. Perché appunto questi microrganismi vivono in modo simbiotico con il nostro organismo e quindi una loro modifica, alterazione, non solo può scatenare eventi patogenici, quindi infezioni, no? Ma può anche comportare un'alterazione metabolica, immunitaria, che nel tempo produce la patologia. Queste molecolette sono molecole, sono metaboliti che sono prodotti da questi microrganismi e si è scoperto essere responsabili in numerosi meccanismi biochimici, biomolecolari all'interno dell'organismo e quindi hanno una loro funzione sistemica. Quindi potrebbero essere impiegati come agenti terapeutici. Quindi noi cerchiamo di trasformare queste molecole in agenti terapeutici. Ora, nel dettaglio, senza farvi perdere tempo,
mostro, vi descrivo un po' cosa si tratta, quello che si tratta, quello di cui mi occupo all'interno di questi progetti. Quindi, in primo luogo, vi dicevo, negli aspetti della biomedicina, l'impiego di cellule, quali cellule soprattutto? Cellule del Sertoli, che sono le cellule del microtubuli seminiferi, dei testicoli per intenderci. Queste cellule, perché proprio le cellule del Sertoli? Perché sono cellule somatiche, ovviamente epiteliali, che però hanno una varia competenza, perché sono cellule che devono sostenere la maturazione di spermatozoi, in quanto tali sono cellule scavenger, cioè cellule capaci di avere un'attività macrofagica, no? Sono cellule immunocompetenti, cellule che rispondono alle infezioni, e sono cellule che possiedono una certa invisibilità all'organismo, perché non possiedono fattori di istocompatibilità come il tipo 2, che è quello che regola la risposta cellulo-mediata a livello dell'organismo. Quindi sono cellule che possono essere utilizzate ad esempio in uno xenotrapianto. Ci sono molti esempi in letteratura. La nostra idea è quella di utilizzarle non a caso, e qui vedete qualche esempio, come agenti terapeutici e sistemi di veicolazione di farmaci, perché queste cellule possono essere caricate, quello che facciamo noi è caricarle con dei farmaci e utilizzarle anche come veicoli. Quindi non solo possono fungere, avere un'azione biologica, ma avere anche un'azione di trasporto, rimanendo sempre vitali, sempre attive. Abbiamo addirittura anche dimostrato che è possibile generare una banca dati, una banca database di queste cellule, quindi possono essere congelate, conservate e poi utilizzate, mantenendo quasi inalterate le loro caratteristiche. Okay? Quindi in questo ambito, ovviamente questa è una serie di progetti che abbiamo, che ho in collaborazione con i dipartimenti di medicina sperimentale, l'Istituto Zooprofilattico, per quanto riguarda soprattutto la questione delle infezioni, soprattutto la tipologia paratubercolare, perché in realtà il mio storico background è proprio sulla tubercolosi, che tra parentesi è una delle patologie più rilevanti ad oggi dal punto di vista infettivo, e in collaborazione anche con l'Istituto di Medicina Veterinaria per quanto riguarda anche il trattamento di biofilm batterici, perché sembra che queste cellule abbiamo scoperto essere attive anche contro i biofilm batterici. L'altro progetto che ho relativamente sempre al settore biomedico è quello del trapianto, quindi trapianto di cellule, ovviamente non di organi. Quindi queste cellule, sempre utilizzando queste cellule del Sertoli, ma non solo cellule del Sertoli, è possibile attraverso tecnologie appropriate poterle incapsulare in sistemi che ne permettono la sopravvivenza all'interno dell'organismo, perché queste cellule, essendo competenti, possono, anzi fungono da sistemi che permettono di ottenere degli effetti terapeutici. Addirittura in alcuni casi è stato dimostrato che sono in grado, ad esempio, di remettere il diabete, ovviamente soltanto in animali, fino adesso sono stati fatti a questo scopo, ma ci sono gli studi clinici tutt'oggi in corso che riguardano proprio l'applicazione di questa tecnologia soprattutto al diabete, perché è forse l'approccio terapeutico più avanzato dal punto di vista della ricerca, ma anche per altre tipologie di patologie che sono ovviamente patologie degenerative, patologie che a tutt'oggi non hanno un trattamento terapeutico efficace. E ovviamente noi utilizziamo la tecnologia che cerchiamo ovviamente di implementare, quindi sviluppando anche dei metodi nostri, per ottenere dei sistemi che abbiano le caratteristiche giuste e che permettano di realizzare qualcosa che vedete qua in immagine, una figura dove queste sono cellule all'interno di una microcapsula, che vengono poi trapiantate a livello dell'organismo. Per quanto riguarda invece il settore farmaceutico, vi dicevo, veicolazione polmonare, quindi in primo luogo modifica fisica, e qui ne avete tre esempi di farmaci, questa è canamicina, micacina e vancomicina, che possono essere modificate fisicamente per renderle più efficaci, perché ovviamente lo studierete poi nei corsi del quarto e del quinto anno,
l'efficacia presenta, dal punto di vista terapeutico, diversi aspetti, che da un lato sono ovviamente il potenziamento dell'effetto del farmaco, quindi l'attività del farmaco stessa, ma il miglioramento generale del trattamento terapeutico passa anche attraverso la riduzione degli effetti collaterali molto spesso, o meglio anche la modifica del luogo, no? Del profilo temporale e profilo spaziale nel quale che caratterizza l'azione del farmaco. Quindi andare a localizzare un farmaco significa migliorarne l'attività, migliorarne l'azione terapeutica generale. E non a caso noi andiamo a modificare questi farmaci appunto per favorirne la localizzazione a livello polmonare. Non a caso il problema del trattamento antibiotico, uno dei problemi è proprio quello che il trattamento sistemico non è un trattamento efficace, perché richiede altissimi dosaggi, quindi con grossi problemi di effetti collaterali e bassa sostenibilità, e quindi anche bassa aderenza alla terapia, che poi è responsabile dell'insorgenza della resistenza batterica. Quindi noi ci occupiamo anche di questo, sviluppando dei sistemi terapeutici, dei sistemi particellari che servono poi per la veicolazione a livello polmonare tramite nebulizzazione, quindi aerosol nebulizzazione, processi che poi ci permettono di trattare patologie anche come la tubercolosi. Questo è un progetto che abbiamo non a caso a collaborazione con l'Università della Grecia, con l'Università di Atene, nel quale applichiamo questi principi, quindi la produzione di questi sistemi particellari per la multiterapia e soprattutto una terapia adiuvante, no, in cui noi possiamo mettere insieme più farmaci con attività diverse per ottenere ad esempio un trattamento della risposta infiammatoria e dell'infezione allo stesso tempo. Quindi avere la possibilità di trattare questi processi infiammatori e infettivi, perché l'infezione si accompagna sempre all'infiammazione, appunto per aumentare l'efficienza del trattamento, riducendo i dosaggi e riducendo gli effetti collaterali. E questo appunto è un progetto che abbiamo in collaborazione con la Grecia. Le tecniche che utilizziamo ovviamente sono principalmente tecniche di spray drying, perché imparerete cos'è, non ve lo spiego adesso, che permette di produrre delle polveri secche appunto che possono essere utilizzate appunto per la veicolazione polmonare. L'altro tipo di progetti, e come ultimo punto nel settore biofarmaceutico, dicevo, il problema della veicolazione di, in questo caso parliamo di farmaci biotecnologici, quindi proteine che abbiano un'azione terapeutica. Proteine sono farmaci in senso lato, no? Perché una proteina molto spesso è una molecola endogena, anche perché l'utilizzo di molecole proteine esogene solitamente comporta una risposta immunitaria. Quindi queste molecole però hanno un'azione molto spesso importante, però hanno notevoli problemi di somministrazione e soprattutto di assorbimento, no? Quindi il problema è quello di riuscire a realizzare qualcosa che possa permettere la veicolazione sia magari attraverso vie di somministrazione più compliant. Voi sapete cos'è la compliance, no? Quindi l'accettabilità di un approccio terapeutico, no? Di un regime terapeutico. Quindi le vie di somministrazione migliori quali sono? La via orale e la via polmonare. Ovviamente la via orale per le proteine è praticamente preclusa, ovviamente per un problema legato alla compatibilità con l'ambiente gastrointestinale. E soprattutto perché queste molecole, per loro natura, hanno un assorbimento estremamente complesso, complicato. Non sono molecole, che molto spesso sono molecole di grandi dimensioni, idrofile, quindi difficilmente superano le barriere. E in virtù di ciò, non a caso, la via polmonare potrebbe essere in alcuni casi una soluzione, perché attraverso i polmoni la capacità di assorbimento è molto più elevata. Quindi trovare una soluzione a questo problema è una cosa abbastanza complicata, ma che ci stimola molto. Non a caso 30 anni di ricerca, 40 anni di ricerca in questo settore non sono bastati per trovare dei sistemi.
L'unico esempio che c'è è quello dell'insulina inalabile, no? Che è stata recentemente, qualche anno fa ormai, approvata per uso umano negli Stati Uniti. Il prodotto si chiama Afrezza, no? È un prodotto della Mankind Novartis. Quello è l'unico esempio che abbiamo di biomolecole, ma l'insulina non è neanche una proteina polipeptide, quindi veicolare una proteina di queste caratteristiche, queste molecole di queste caratteristiche è estremamente complesso, e noi stiamo cercando delle soluzioni per arrivare alla risoluzione di questo problema. L'ultimo, vi faccio vedere. Stefano, scusa se ti interrompo, 10 minuti precisi, nel senso che ci vengono a riprendere le telecamere, so che deve fare anche lei. Sì. Quindi mi dispiace, ma siamo stati un po' rimetto all'inizio. Grazie. Quest'altro progetto invece riguarda, come dicevo, la modifica di materiali, di biomateriali, nel caso particolare soprattutto cellulose di origine vegetale, ovviamente. La cellulosa non è solo di origine vegetale, può essere anche di origine batterica. L'utilizzo di questi sistemi colloidali, sono nanocristalli di cellulosa, che vengono funzionalizzati perché questi sistemi hanno la possibilità di assemblarsi in strutture diverse. Quindi noi cerchiamo di modificarli per ottenere qualcosa che ci permetta di di creare un materiale funzionale. Un materiale funzionale ovviamente a che cosa? A diverse applicazioni che possono andare dal settore farmaceutico a quello alimentare, a quello dell'agricoltura, quindi diversi aspetti che riguardano questo campo di applicazione. Ora, ci sono opportunità di esperienze ulteriori. Siamo connessi a livello internazionale, quindi c'è la possibilità di svolgere tesi, svolgere stage, svolgere trainships anche all'estero. Io quello che vi suggerisco di più magari è quello di fare ovviamente l'esperienza all'estero, perché per voi è estremamente formativa. Se avete fretta di laurearvi, c'è la possibilità di fare un trainship post laurea, lo sapete, ci sono i bandi Erasmus che sono appositamente creati per questo, e c'è la possibilità ovviamente sia pre-laurea come Erasmus Studium, quindi andate all'estero a studiare e fate l'esperienza all'estero, potete andare all'estero tramite Erasmus per svolgere la vostra tesi di laurea, ove possibile ovviamente, perché poi dovete essere accettati, è automatico, ok? Oppure potete andare per semplice, per modo di dire, trainship, quindi scegliere il trainship che vi permette però di poter svolgere questa esperienza anche dopo la laurea. La domanda l'ho fatta prima però della laurea stessa, quindi solitamente questi bandi scadono, hanno delle scadenze annuali che sono gennaio tipo o ottobre-gennaio di ogni anno. Quindi voi, se prevedete di laurearvi, dovete studiare bene i tempi, perché poi solitamente queste sono esperienze che durano da 4 a 6 mesi, quelle di trainship. Nel caso in cui voi vogliate svolgere una tesi, invece sono periodi che possono essere concordati, ma solitamente non eccedono mai 6 mesi. Okay? Quindi c'è anche questa possibilità, ovviamente, da studiare, anche perché solitamente gli studenti devono essere selezionati per poter essere poi accettati per questo tipo di applicazione.